Mister, buonasera. Quanto diciamo fa rabbia una partita così, che magari nel primo tempo probabilmente forse il Cosenza ha creato qualcosa in più, ma nel secondo tempo voi avete replicato un po' quella rinascita, quella rabbia che avevate fatto anche con l'Agras, tante occasioni create, ancora una volta un palo, ancora una volta cosa sfortunata. E io penso che i punti probabilmente la Pagherese avrebbe meritato di vincere. Ma io la prima cosa che ho fatto, perché lo pensavo e lo penso tuttora, ho fatto i complimenti alla mia squadra. Noi oggi avevamo di fronte una squadra molto importante, una squadra che gioca insieme da 2 anni, una squadra compatta che fa un'ottima fase difensiva e altrettanto bene riparte, e penso che la mia squadra abbia sofferto il giusto e, nonostante sapessimo quello che facevano, soprattutto su queste ripartenze le abbiamo subite un paio di volte, ma ci sono anche gli avversari, e però non abbiamo mai mollato e alla fine insomma penso che ricriminiamo soprattutto insomma sulle occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo. E nonostante questo, ripeto, è un punto che fa morale, che fa classifica contro una squadra che dopo Foggia, Catania e Benevento è destinata a fare un campionato di vertice. Qual è appunto la sua squadra? Muovo l'appunto, deve giocare molto molto di più su quello che proviamo durante l'allenamento. E l'occasione che abbiamo avuto, quella importante con Cunzi, è una situazione che abbiamo provato, riprovato, e la squadra deve avere fiducia, deve avere il coraggio anche di sbagliare, perché è solo così che si migliora. Dobbiamo cercare di giocare con meno palloni lunghi, perché è una squadra che non è abituata a farlo, ma dobbiamo lavorare anche su questo, perché poi su tutti i palloni che venivano calciati su e non riuscivamo ad accorciare eravamo lunghi. Eravamo anche oggi in emergenza e volevo fare prima il cambio perché Gurma aveva dato molto, ma c'era Carcione che era in difficoltà già in settimana, avevo paura di bruciarmi il terzo cambio e poi aver bisogno, però ripeto, chi ha giocato, chi è entrato ha fatto secondo me una signora partita contro una squadra molto importante, e quindi do merito ai miei ragazzi. Mister, mi hai dato in mente una Padanese che ha sofferenza sotto porta, diciamo, lei crea pure, ma ha questo lato anello un po' di attacco, punti a cavallo fanno un grande lavoro, però poi uno che si perdono. Ma no, si perdono, io penso che arrivano e gli chiediamo anche tanto, perché certo, perché c'è un problema. Io penso che sia importante arrivare, anche se ripeto, batto sempre sul fatto che dobbiamo cercare di giocare di più su quello che facciamo. È normale che dobbiamo crescere da un punto di vista della personalità, dobbiamo crescere da un punto di vista del palleggio, della velocità del passaggio, però la partita, per come l'abbiamo preparata e per come ce l'aspettavamo, è stata quella, e quello ci siamo detti a fine primo tempo, quindi non era assolutamente una partita facile, non una partita da prendere con la dovuta attenzione, e la squadra è stata matura oggi, mi è piaciuta perché è stata matura, abbiamo avuto un approccio anche giusto e tra virgolette sono contento, anche se rammaricato per questa vittoria che poteva assolutamente esserci. Posto, grazie.